Io invece sono d'accordo con Nietzsche. Che te pareva? La storia la mandano avanti le grandi personalità alla fine. Ma le grandi personalità non sono altro che un prodotto storico e la storia è fatta dal popolo. Scusa, ma secondo te la matematica che l'ha inventata Pitagora con le sue tabelline del cazzo e la filosofia è Talete che è cascato nel pozzo? Il popolo, Federico, ha inventato tutto il popolo. La matematica, la filosofia, la scienza, l'arte, il teatro, il cinema che ha fatto tua madre, che pensi che l'hanno inventato i Lumière. Oh, ma io te stai sentendo male? No. Che pensi che l'hanno inventato i Lumière il cinema? Ma che cazzo so? Ogni cosa che accade è figlia di un bisogno storico che viene dal popolo. A te c'è un'idea del popolo enorme, frate. Completamente totalizzante. Ma il popolo non è un'idea. Ma come? Entro certi limiti. No, il popolo è una cosa concreta, è un fenomeno. Ma io so concreto, te sei come concreto. Le montagne. Il popolo è come le montagne, esiste come le montagne. Esiste come le montagne. Difatti, le grandi personalità sono un'idea, eppure relativa. Perché quello che è grande per te non è grande per me. Quindi Hitler è una grande personalità per te. No. Appunto. Ma Hitler l'ho votato Talete o il popolo? L'ho votato Talete o il popolo Hitler? Federico, sei appena entrato nella mia grotta. Sei entrato nella mia grotta e verrai mangiato. Ogni meccanismo storico è parte di un ingranaggio che dipende da tutti noi, da tutti noi. Difatti Hitler è un prodotto del popolo, perché nel bene o nel male la storia la facciamo noi. Nel bene e nel male.